Attenzione a tutti i cittadini della Repubblica Italiana, questo è un messaggio di emergenza del comandante di Roma Lamberto Giannini. I dettagli di questa trasmissione sono di fondamentale importanza per la sopravvivenza personale e nazionale nei prossimi giorni. Alle 12:04 di questa mattina, una serie di esplosioni su larga scala si sono verificate in tutte le principali città. Gli obiettivi erano limitati esclusivamente alle residenze governative, in cui erano presenti personale e membri del governo. L'obiettivo principale sembra essere stato Palazzo Montecitorio, che è stato interamente raso al suolo. L'attacco è stato programmato per coincidere con una seduta d'urgenza del Consiglio dei Ministri, e solo un membro è sopravvissuto, il ministro Elena Bonetti. Tutte le altre persone presenti sono state confermate morte dal personale medico. Il ministro Bonetti è in coma indotto dall'attentato, nel tentativo di salvare la vita del ministro. Il ministro Bonetti è l'unico funzionario civile di alto livello ritenuto sopravvissuto a questo attacco e che non ha commesso anche tradimento nazionale. In poche ore da questo attacco, i resti dei governi civili delle seguenti regioni dichiararono la loro secessione dalla Repubblica: Padania, Sardegna, Sicilia, Venezia, Alto Adige e Istria. Nonostante questo sia un chiaro atto di tradimento, una maggioranza delle unità dell'esercito nelle regioni ribelli hanno abbandonato i loro giuramenti e si sono sciolte o dichiarate per i ribelli. Inoltre, diverse regioni sono cadute nell'anarchia totale, con tutti i lealisti del governo costretti a ritirarsi, insieme a tutte le forze secessioniste. In questo momento di crisi, l'esercito si è quasi deluso. Si sa che solo alcune divisioni si trovano nel Lazio, a difesa della capitale e dei restanti cittadini dell'Italia libera. Solo il generale Claudio Graziano, insieme all'aiuto dei carabinieri, ha mantenuto l'ordine. Il generale Graziano è stato dichiarato presidente e facente funzione della Repubblica, con tutti i poteri di emergenza precedentemente riservati agli altri organi dello Stato. Un coprifuoco nazionale è stato emanato in tutte le aree reali per tutte le ore tranne che dalle 8 alle 16. A tutti gli uomini non motivati viene ordinato di presentarsi al posto più vicino dell'esercito realista per la coscrizione immediata. I primi rapporti parlano di combattimenti in tutte le principali città non sotto il controllo separatista, inclusa la stessa Roma, e l'esercito ha un disperato bisogno di manodopera. Chiunque disobbedisca a queste nuove politiche sarà arrestato e arruolato, senza un giusto processo. Questa mattina, le truppe XTO hanno attraversato il confine con l'Ucraina, in violazione del cessate il fuoco del 27 marzo. Ciò è stato fatto dopo un breve comunicato a Bruxelles in cui si fa riferimento alla morte di Vladimir Putin per mano della NATO e della Cina, sebbene ciò non sia confermabile in questo momento. Al momento di questo annuncio, le forze NATO XTO saranno probabilmente in guerra, o in procinto di esserlo. Le forze della NATO si stanno già muovendo in Europa, con i preparativi per un contrattacco a breve. Tuttavia, un'altra serie di incidenti a livello globale ha causato l'invasione di Taiwan da parte della Repubblica Popolare Cinese e l'accumulo di forze sul fiume Amur. In questo momento dovrebbe diventare la terza guerra mondiale. Si consiglia a tutti i cittadini di fare i preparativi per probabili scambi nucleari, poiché nonostante la dichiarazione di neutralità del presidente ad interim Graziano, esistono diverse basi NATO sul suolo italiano. In quali aree l'esercito controlla ancora, vengono istituiti rifugi antiatomici e rifugi governativi, per prepararsi al possibile olocausto nucleare in arrivo. In questi tempi voi, ti chiediamo di guardare dentro, alla tua stessa anima. Siete nel vostro nucleo i romani, i discendenti della più grande civiltà e popolo dell'umanità. Il nostro Stato una volta ha costruito l'Europa insieme, in uno Stato unificato che si estendeva per il continente. Ora siamo caduti, la nostra penisola divisa. Questo è temporaneo, perché lo spirito dei romani non può essere messo a tacere dalle azioni di piccoli despoti e bambini sciocchi. Ricordate cittadini, l'Italia è forte, l'Italia è libera e lo spirito degli imperatori ci proteggerà tutti. Ave Italia!